Ciao belli, questa è la storia di una Mustang 350 GT molto particolare. È una storia a base di motori a 8 cilindri, passione per i motori e un noleggiatore di auto un po' ingenuo. Questa storia oggi sicuramente ci fa sorridere, ma ai tempi magari un po' meno. Ora vi dico tutto, voi intanto la prassi la sapete, no? Mettetevi comodi, controllate di esservi iscritti al canale e sigla. Si parla di cavalli di razza oggi, non di rampanti stalloni modenesi, ma di indomiti Mustang americani. Siamo negli anni 60, nel 1965 per la precisione, e la proficua collaborazione fra Carroll Shelby e Henry Ford porta all'ennesima meraviglia. Sto parlando della Mustang 350 GT. È un coupé piccolo, leggero, pensato con le corse nel cuore. E non solo nel cuore, direi anche sotto al cofano. Venivano chiamate anche Cobra. Ora, tutti quanti noi quando pensiamo alla Cobra, la prima che ci viene in mente molto probabilmente è quella piccola due posti su base AC, che peraltro avete visto anche sul canale. In realtà però non è un vero e proprio errore, era fatto apposta perché la 350 GT portava il badge Cobra. Pensate che anche pagando un piccolo extra era possibile addirittura avere il coperchio delle valvole proprio con la scritta Cobra. Diciamo che un po' di marketing anche allora non faceva di certo male. Ma torniamo alla 350 GT. Sotto al cofano, sua maestà il 289, un motore meraviglioso, 8 cilindri da 4,7 litri. Fantastico. Pensate poi che questo motore, con i giusti carburatori e qualche altro magheggio degno di Carroll Shelby, riusciva a fornire alla 350 GT la fantastica potenza di 306 cavalli con 446 Nm di coppia a 4200 giri, un motore esagerato. Rimango sempre colpito da come i motori americani riescano ad avere così tanta coppia girando a regimi così bassi. Piccola comunicazione di servizio, come mi avete chiesto sotto alcuni video nei commenti, ho aperto un canale Telegram, è veramente un modo molto simpatico per rimanere in contatto fra un video e l'altro, per condividere la passione per i motori. Ci vediamo anche lì. Ok, la 350 GT è fantastica, questo è chiaro, ma la domanda è: come facciamo a venderne di più? A Peyton Kramer, uno dei dirigenti della Shelby, viene un'idea brillante. Vuole convincere un noleggiatore di auto, Hertz nella fattispecie, ad acquistare 1350 GT da noleggiare così ai suoi clienti e con la promessa di ritirarle a noleggio terminato per poi rimetterle in ordine, ricondizionarle e venderle come 350 GT H. Questa brillante quanto ingenua idea si chiamava Rent a Racer, letteralmente noleggia un'auto da corsa. Inutile che vi dica che fu un successo strepitoso, pensate che con $17 di noleggio e 17 centesimi per ogni miglio percorso vi potevate fare un weekend con una macchina preparata niente meno che da Carroll Shelby. Il prezzo era invitante, l'occasione era ghiotta, tempesta perfetta. La brochure diceva semplicemente che questa offerta era per il viaggiatore d'affari che avesse voluto provare qualcosa di diverso dal punto di vista dei motori, per il proprietario di auto sportive che però si trova lontano da casa e per chi semplicemente considera il motorsport qualcosa di gradevole. Che fosse una bella idea era abbastanza evidente, ma cerchiamo di quantificare quanto bella è stata questa idea. Pensate che prima della collaborazione in un anno si vendevano all'incirca 120.000 macchine. Dall'anno della collaborazione sono diventate 560.000 e l'anno successivo ancora oltre 600.000. Mica male, direi. Le macchine erano principalmente coi colori della Hertz, ovvero nere con le strisce color oro. Successivamente però furono comunque fatte delle macchine negli altri colori disponibili, ovvero bianco, rosso, verde e blu. Fin qui tutto bene, direi. Se pensate ai numeri di prima, viene fuori che riuscivano a vendere oltre una Mustang al secondo. Cosa mai poteva andare storto? Diciamo che quando le 1001 Mustang prodotte per fare questa trovata pubblicitaria rientrarono in casa Ford per essere sistemate, tagliandate e quindi essere vendute come Mustang 350 GT H, si sono accorti che qualcosa mancava. Le parti speciali, cioè quelle fornite dalla Shelby American, e pensate che in alcuni casi si dice il motore intero, erano semplicemente stati portati via e sostituiti con dei pezzi normali. E tutto quello che invece non era stato portato via era stato completamente distrutto e consumato. Immaginatevi voi frizioni e freni. Pensate che alcuni esemplari tornarono addirittura indietro con ancora le punzonature delle gare. Sì, perché dovete sapere che, essendo queste macchine preparate per le corse, la gente le noleggiava e ci andava direttamente a correre. Insomma, una gran bella idea che però non finì nel migliore dei modi, evidentemente, perché chiaramente c'erano degli altissimi costi di manutenzione e di gestione di queste macchine da corsa. Nonostante tutto, l'idea però non era male e quindi ci riprovarono altre due volte, una nel 2006 e un'altra nel 2016. Però chiamatemi nostalgico, dite quello che volete, ma se chiedete a me, la Mustang 350 GT è solo la prima. E voi la sapevate questa storia? Ci sentiamo su Telegram e chi non si iscrive al canale è un sacripante.